Allora vengo al tema, intanto ringrazio per questo invito, e in realtà l'invito era stato rivolto al presidente Giorgia Meloni, che ha indicato me in quanto sono responsabile per il partito di Fratelli d'Italia del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia, Valori Non Negoziabili. E quindi ringrazio il dottor Pi, ringrazio l'associazione. Io ho avuto modo di, insieme all'onorevole Meloni, di incontrare le ragazze Rocky a Piazza Montecitorio durante una loro manifestazione. Poi abbiamo mantenuto questo contatto, e quindi dico in premessa che, pur avendo idee diverse, però siamo molto, come dire, non solo naturalmente aperti ad ascoltare, questo sarebbe un dovere, ma anche una sensibilità, ecco, mettiamola su questo piano, di conoscere tutte le ragioni. Quindi naturalmente, oltre al ringraziamento, saluto anche tutti coloro che sono in collegamento. Devo dire che so che voi siete al lavoro da stamattina, mi spiace non aver potuto seguire dall'inizio i lavori come sarebbe più serio fare, mi sono collegata soltanto alle 16, però questo mi ha consentito di ascoltare quasi tutto l'intervento dell'avvocato Parisi, e questo mi è stato utile, e poi sono rimasta in collegamento. Mi piace l'approccio che da stamani avete dato, sia il fatto di aver affrontato nelle varie sessioni più temi, ovvero medico-scientifico, nello specifico ginecologico, ma anche psicologico e legale. E devo anche dire che mi piace il fatto che l'approccio che voi avete dato è un approccio plurale, anche nel confronto di idee. Il fatto di invitare anche persone, magari come me, che hanno determinate posizioni, significa che c'è un approccio plurale. Io, prima di venire nello specifico della proposta di legge, devo fare un quadro di contesto nel quale calarmi e nel quale contestualizzare appunto un po' la materia. Perché il quadro normativo che viene richiamato evidentemente è quello della legge 40 del 2004, con le successive modifiche, e in questo contesto parliamo di GPA. E è stata presentata una proposta di legge per regolamentare la GPA. Io devo dire che qualcuno prima ha citato, non saprei dire chi, però ha citato in effetti quella che è una proposta, e lo dico anche per una correttezza, diciamo, quella che è una proposta di Fratelli d'Italia, prima firma Meloni, che è una proposta presentata alla Camera il 23 marzo 2018, che sostanzialmente punta alla modifica dell'articolo 12 e della legge 40-2004, con l'idea di rendere, cioè di applicare diciamo, quanto previsto anche se commesso all'estero, che sostanzialmente è quello che qualcuno di voi prima citava come il fatto di rendere perseguibile il reato della maternità surrogata anche se commesso all'estero da un cittadino italiano. La proposta di legge non la illustro, la conclusione è quella che dicevo. Chiaramente nella parte introduttiva distinguiamo tra le due forme di maternità, cioè nel caso di concepimento e gestazione, oppure nel caso invece di una, chiedo scusa, maternità soltanto di gestazione con l'utero in affitto. Poi richiamiamo quelle che sono le criticità, perché c'è un perimetro di criticità che va al di là delle opinioni personali, e che sono non solo le pronunce del Comitato di Bioetica richiamato, ci sono anche pronunce della Cassazione, della Corte Costituzionale, ci sono continuamente criticità, per esempio nella trascrizione dei bambini nati all'estero con la maternità surrogata. Ci sono una serie di problematiche infinite, perché appunto mancano dei perimetri di riferimento legislativi. Faccio solo un esempio: io giorni fa ho presentato un esposto in procura, perché ci sono sulla piattaforma Facebook e su molti siti continue pubblicità, con tanto di prezzi, descrizioni selettive della figura della madre sulla maternità surrogata. Tutto questo è una violazione della legge e rimane totalmente impunito. Perché io disegno questo perimetro critico? Per dire che la materia non solo non è definita, anche lì dove è definita rimangono delle criticità.
ed è tutto estremamente controverso, e anche se spostiamo lo sguardo a livello europeo ci rendiamo conto che anche l'Europa, che ha condannato nel 2015 e anche più di recente la pratica della maternità surrogata, e cito testualmente, perché compromette l'integrità fisica delle donne e dei diritti dei bambini, sfruttandolo dal punto di vista commerciale. La stessa Europa poi non prende posizioni quando si tratta, e bocciando un emendamento, di mettere al bando con degli strumenti legislativi internazionali basati sulla protezione dei diritti umani questo aspetto. Quindi è tutto molto controverso. Vengo però alla proposta di legge oggetto dell'incontro. Allora, io quindi disciplina della gestazione per altri, quindi solidale e altruista, quindi usciamo dal campo della maternità surrogata che io ho cercato definire fin qui, e si entra in un altro perimetro. Premesso che io so che nella volontà degli estensori della proposta c'è la condanna, anche perché ci siamo confrontati e ho letto anche molte dichiarazioni, c'è la condanna di ogni sfruttamento della persona, c'è la condanna della tratta dei neonati. So che c'è la volontà di delineare un quadro di legalità nell'accesso alle tecniche. Quindi questa premessa io la faccio perché so che c'è e ci credo. Però devo anche dire con estrema sincerità che il perimetro è molto ampio, quello della proposta. Il singolo, la coppia, non si specifica coppia etero o omo, o meglio, scusate, si dice senza discriminazioni, che rientra, immagino, nello spirito della legge. C'è un registro delle gestanti, non è stato modificato dopo, in cui si mette anche il limite di non più di 3 volte per la stessa coppia, che mi pare però un limite molto ampio. Non vedo riferimenti agli aspetti, per esempio, in caso di aborto per la gestante, in caso di malformazioni del bambino, nel caso di un improvviso rifiuto da parte dei genitori, dico committenti, senza voler caricare di nulla l'aggettivo. Credo anche che quello che diceva la Morresi sull'aspetto del rimborso delle spese relative alla gravidanza sia un aspetto controverso, e credo anche che la domanda che lei abbia posto, cioè le due domande che la Morresi pone sul fatto, cioè perché il figlio di sangue e perché non insistiamo magari in percorsi preferenziali nell'iter di adozione che tengano presente appunto chi e perché è affetto da infertilità. E questo naturalmente so che c'è un desiderio di generare e un desiderio di avere un figlio, e anche un diritto però del figlio ad avere una famiglia. Quindi rispetto a un perimetro molto molto labile e rispetto a un tema sia pure nella sensibilità anche di effetto come quello della solidarietà e dell'altruismo, è anche difficile normare, è anche difficile che questi perimetri reggano, è difficile che il principio buono contenuto nella legge, ovvero nessun business, poi di fatto nella implementazione venga veramente rispettato. Dico e vado a concludere che è molto difficile, se non addirittura impossibile, in questo momento almeno, trovare un punto di equilibrio tra il desiderio di diventare madre, di una donna non fertile, i diritti del neonato, che nella mia visione delle cose sono centrali, e i diritti anche della donna gestante, le problematiche legate alle trascrizioni che ci portano su un altro piano, ma pure quelli sono piani che poi purtroppo non sono stati definiti e quindi generano ulteriori criticità
per non parlare di casi come quelli più recenti, mi pare dell'altro giorno, in cui praticamente il diritto della scelta della donna prevale sul diritto del padre, che decide di tirarsi indietro rispetto a una procreazione medicalmente assistita. Stavo anche leggendo un libro, cioè veramente non so. Onorevole, mi perdoni, siamo chiaramente, capisce, poi riprenderà al prossimo giro la parola. È gentilissimo. Allora, questo libro lo devo ancora finire, quindi è di Laura Corradi, e si chiama L'Odissea embrionale. Lei è una femminista, quindi parte da una cultura diversa dalla mia, però alla fine, fin qui almeno della lettura, lei dice che sostanzialmente la riproduzione, la chiama così, è una possibilità e non un diritto, perché secondo lei sono centrali i diritti dei bambini. Ecco, questa. Io su questo chiudo, sì. Dico anche che prenderemo, come dire, in considerazione la proposta di legge quando tutto questo avrà un approdo in aula, senza pregiudizi, però le nostre posizioni sono quelle che ho cercato di delineare, nel rispetto naturalmente di quelle degli altri. Grazie. No.